Immaginate di intraprendere un viaggio nel luogo in cui la razza umana ebbe inizio. Un viaggio verso una terra di miti e leggende risalenti ai primi documenti storici. Nei luoghi di un antico regno che già usava le sue monete d'oro, d'argento e di bronzo, negli scambi commerciali, mentre il resto del mondo era ancora ancorato al baratto. Benvenuti in Etiopia. Ovunque voi siate, trovare la strada per Addis Abeba non sarà difficile, poiché è servita dalla Ethiopian Airlines e da altre ben 9 compagnie internazionali. Se siete ad Addis Abeba solo di passaggio, per una breve sosta o per una tappa di un lungo viaggio, un giro per la città è d'obbligo. Oggi Addis Abeba mostra l'aspetto dell'Africa moderna e cosmopolita, con i suoi alti edifici dalle facciate di vetro, alberghi, banche, moderni centri commerciali, edifici pubblici e monumenti, una vista mozzafiato di giorno e ancor più di notte. Addis Abeba ospita numerosi musei che offrono al visitatore la possibilità di conoscere la storia e la ricchezza culturale della nazione. Questa è una delle città africane che si sta sviluppando più velocemente. Vi sono innumerevoli negozi di souvenir sparsi per la città e nel grande mercato centrale, mercato, in cui si possono trovare manufatti, prodotti tessili e pezzi di artigianato provenienti da tutto il paese. In un territorio grande quanto la Francia e la Spagna insieme, sembra che la natura abbia scelto l'Etiopia come luogo per far bella mostra della sua grande varietà e diversità. Il
raggiungere il tetto dell'Africa, le vette ghiacciate dei Monti Simeon. Nell'Etiopia sudorientale, sulle montagne afroalpine di Bale, potrete sentire il calore del deserto del Sahara di giorno e il freddo della Siberia di notte. Potrete viaggiare in uno dei luoghi più bassi della Terra, cioè nella depressione al di sotto della Rift Valley, in Etiopia, natura, cultura e storia sono strettamente intrecciate. Dal Capo di Buona Speranza al Circolo Polare Artico, nessun posto al mondo ha così tanto da raccontare sulla storia dell'uomo come i deserti etiopici. Infatti è stato il luogo sabbioso della regione di Afar che ha regalato al mondo le ossa di Lusi, vecchie di 3 milioni e mezzo di anni. Oltre alla bellezza del paesaggio, c'è la strabiliante diversità dei suoi 80 milioni di abitanti, un insieme di più di 85 etnie e ceppi linguistici. Viaggiando per il paese, vi potrebbe capitare di essere accolto in uno dei 200 dialetti. La lingua ufficiale del paese è l'amarico. Tuttavia, nelle diverse città e villaggi si parla anche l'inglese, l'arabo, il francese e l'italiano. Per il visitatore, l'esplorazione dell'incredibile ricchezza culturale dell'Etiopia sarà un viaggio affascinante. La parte meridionale dell'Etiopia è un mosaico di culture e usanze, un insieme di più di 56 nazioni e nazionalità. Unico al mondo, il calendario giuliano etiopico di 7 anni indietro rispetto a quello gregoriano occidentale celebra festività culturali e religiose per 13 mesi l'anno. La coesistenza armoniosa fra le maggiori religioni si riscontra nella gente che prega nelle moschee e nelle chiese, fianco a fianco. Poi ci sono gli eroi olimpionici che hanno portato la bandiera etiopica negli stadi di tutto il mondo. Unitevi a loro e correte con i migliori corridori nella grande maratona etiopica, la più famosa corsa su strada d'Africa, con più di 30.000 partecipanti che si svolge ogni anno.
L'Etiopia è la terra in cui è nato il caffè. Per la maggior parte degli etiopi, la cerimonia tradizionale del caffè, che prevede la degustazione di almeno 3 tazzine, è parte integrante della vita. Immaginate di spostare un monolite di 500 tonnellate prima dell'invenzione della carrucola. Immaginate la rappresentazione di un edificio a molti piani costruito agli albori della storia. Troverete tutto ciò disseminato in un solo paese, lungo l'itinerario storico dell'Etiopia, dove la vostra immaginazione diventerà realtà. Potrete cominciare il vostro viaggio nel Tigray, il luogo in cui l'antichissima civiltà etiopica mise le sue prime radici e successivamente vi fiorì. Il Tempio di Ea, i campi degli obelischi di Aksum, le rovine del Palazzo della Regina di Saba e molti altri siti storici che vi condurranno in un viaggio di qualche centinaia di chilometri nello spazio, ma di parecchie migliaia di anni nel tempo. Santa Maria di Zion, Aksum, è il luogo dell'ultima dimora dell'Arca dell'Alleanza e le tavolette originali di Mosè. Qui leggenda, mistero e fatti storici sono inestricabilmente intrecciate. Nella cittadina di Ahmad al Negash si può ascoltare la storia di come ai primi musulmani fu offerto asilo in Etiopia. Circa 800 anni fa, alcuni artigiani vi si stabilirono per fondare una città scavata nella roccia. Dal tufo basaltico e dalla lava, essi crearono una delle meraviglie del mondo. La Libella, la vostra seconda tappa sull'itinerario storico. Una testimonianza di fede nella pietra. Antichi castelli narrano la passata gloria di famosi re. Dipinti e disegni ci parlano attraverso i secoli. Questa è Gondar, la vostra terza destinazione dell'itinerario.
qui troviamo le autentiche radici del mito e della leggenda. La Djegol e la città di Harar, circondata da antiche mura, sono oggi patrimonio dell'UNESCO. Una città con 97 antiche moschee in cui gli uomini nutrono le bestie selvatiche dei campi. Tutto ciò è realtà e voi potrete vederlo e godere di questa esperienza quando visiterete l'antica città fortificata di Harar, quando esplorerete la città al suo interno e al di fuori delle sue 5 porte. The Konso cultural landscape was inscribed on UNESCO's World Heritage List. Il paesaggio culturale del Konso è iscritto nell'elenco del patrimonio mondiale dall'UNESCO durante il 35esimo convegno del Comitato del Patrimonio Mondiale tenuto a Parigi dal 19 fino al 28 giugno 2011. Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha iscritto il paesaggio culturale del Konso nell'ambito del criterio 3 e 5 per la stima universale, straordinaria e prominente dei terrazzi del Konso. I terrazzi del processo di pietra e la vecchia località sono inclusi nel paesaggio culturale, non solo, ma anche per l'elasticità, preservazione e conservazione del paesaggio culturale del popolo di Konso. Il paesaggio culturale attrae molta gente, più visitatori, e con ciò crea qualche reddito per la comunità e popolo locale tramite il turismo. In questa terra sono in azione le più potenti forze geologiche della natura. Vi è un vulcano attivo, con un lago permanente di lava, a cui è possibile avvicinarsi in tutta sicurezza. Il mistero, la forza e la bellezza della natura sono tutte qui in bella mostra. Ecco un fiume poderoso che si interra nel suo viaggio verso il mare. Ecco Sof Omar, un reticolo di caverne lungo 15 km scavato e scolpito dalla natura. In questo paese ci sono più di 280 specie di animali selvatici, incluso alcune rare specie endemiche che qui scorrazzano libere. Thank you.
venite e scoprite tutte queste meraviglie visitando l'Etiopia.